Molte grazie al Consiglio regionale e soprattutto molte grazie a chi mi ha preceduto e a chi mi seguirà, perché sto imparando un sacco di cose. Il nostro punto di vista, come si capisce anche dal titolo di questa slide, è un po' diverso. Nel senso che quando noi parliamo di come avanzo? Con la pennetta, certo. Ah, pardon, scusa, vedi? Io sono un... diciamo, un punto di vista un po' diverso. Io cercherò di stare anche sul tema, visto che qua è la PA in 140 caratteri, e quindi di dire una cosa, cioè di arrivare alla fine a dire una cosa, proprio per cercare di essere sintetico come un tweet. Il CSP è un organismo di ricerca che opera in Piemonte, misto, partecipato sia dalla pubblica amministrazione che dai privati, non dico altro. Chi vuole saperne di più va su www.csp.it. Uso alcune slide iniziali molto rapide per dire che noi siamo entrati in quest'era che io ho titolato dati, 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 dati. Poi qualcuno molto meglio di me potrebbe spiegare che siamo nell'era dei big data. E perché io dico questo? Perché sempre di più i dati arrivano dalle cose. Sempre di più i dati che parlano anche della nostra vita, di quello che noi facciamo, di come ci muoviamo. In questo caso dell'aria che respiriamo, quello è uno zainetto denominato impropriamente intelligente, perché è dotato di una scatola con 8 sensori. Per una sperimentazione europea che si farà anche a Torino, oltre che ad Anversa e a Londra, e che permetterà in poco più di 3 mesi di raccogliere oltre 240 milioni di dati sulla qualità dell'aria a Torino, quindi di poter sapere in modo un po' più preciso, proprio perché ci saranno diverse persone che svolgeranno in modo volontario questa attività, di sapere in quale ambiente viviamo. E questo, voglio dire, è una cosa che io potrei tranquillamente replicare su altri progetti che noi abbiamo fatto e che stiamo conducendo in questi anni, dai progetti nei quali siamo andati a rilevare i dati nei vigneti dove si coltiva il Barolo per poter prevedere una somministrazione migliore e più controllata dei trattamenti, assicurando un risparmio nei trattamenti e anche un significativo risparmio per l'ambiente dove si vive, piuttosto voglio dire che i dati che ogni 2 ore sono quelli a sinistra in questo slide, vengono tratti dal ghiacciaio del Chardonnay, che invece è quell'immagine che sta di sotto, a 2850 metri, nella quale si sta verificando quanto purtroppo si stia ritirando quel ghiacciaio, tra l'altro con tecnologie, voglio dire, molto green, perché la più vicina fonte di alimentazione elettrica è a 35 km, quindi è tutto autoalimentato, piuttosto che quell'immagine di quella fotocamera in corso Grosseto a Torino che conta le automobili, che quindi dà un'idea di quelli che possono essere i flussi della mobilità. Però, piuttosto che tante altre cose che stanno convergendo verso quella che oggi si chiama IoTNet, che è una piattaforma di internet delle cose, quindi una cosa, cioè una piattaforma di carattere tecnologico, dove si stanno concentrando una serie progressiva di informazioni di varia natura, tra di loro eterogenee, ad oggi prevalentemente raccolte da progetti della pubblica amministrazione, ma ad esempio in quella funzione di ascolto, e per citare questa mattina Carlo, di pubblica amministrazione come strumento conviviale, anche di offerta nei confronti delle persone, perché quante sono le persone che ad esempio oggi raccolgono dei dati per loro passione? Quante sono le persone che oggi, grazie al fatto che indossano
portano con loro, voglio dire, un oggetto che già raccoglie grandi quantità di dati, potrebbero mettersi a disposizione di un grande progetto di raccolta sociale delle informazioni. Però, e questo è l'unico concetto da questo punto di vista che voglio, a cui voglio arrivare, è perché facciamo tutto questo? Per, come dire, l'esaltazione della tecnologia, per far vedere quanto la tecnologia che di cui disponiamo è capace a metterci a disposizione sempre più dati, perché ci piace far vedere, ad esempio, come in questo caso, se la rete, ecco, no, infatti c'ho subito, infatti chiedo assistenza perché col passaggio voglio dire a questo, per esempio, questa è già la prima versione di OTNet, voi vedete che sulla parte destra ci sono dei sensori che stanno twittando delle grandezze che sono rilevate nel territorio piemontese. Ma voglio tornare al punto, perché ho ancora un minuto e io voglio chiudere prima. E cioè che tutto questo serve, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, a mettere a fattor comune un'altra grande parola che io credo debba guidare la nostra azione, oltre a quella che è stata già citata, che è la parola ascolto, e che è la parola consapevolezza. Soltanto se noi abbiamo consapevolezza, awareness, dell'ambiente in cui viviamo, del mondo in cui viviamo, della realtà in cui viviamo, potremo cominciare a cambiare anche per poco quegli stili di vita, quei modi di essere, quei modi che ogni giorno ci fanno poi dire che il nostro mondo è sempre meno ecosostenibile, è sempre meno sostenibile. Allora io, se devo consegnare un tweet, oggi consegno un tweet con scritto awareness.